sia lodato, ringraziato ogni momento, oggi e sempre sia lodato, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Iniziamo il Santo Rosario e questa sera lo vogliamo dedicare alle intenzioni della Madonna e anche per tutte le problematiche che avete voi, per le vostre intenzioni e anche per quelli che sono collegati con noi, in modo particolare per gli ammalati, soprattutto quelli del Covid, perché la Madonna e Gesù vi vogliono aiutare ad avere fiducia e speranza che possono riacquistare la salute e quindi essere anche loro graditi al Signore come siamo noi qui questa sera. Chi si deve confessare può accedere alla porta della sagrestia dove c'è un sacerdote disponibile. Le parole di San Francesco d'Assisi. Signore Gesù Cristo, presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti adoriamo e in tutte le chiese che sono nel mondo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Madonnina cara, nella tua vita non c'è mai stato spazio per la frivolezza o per la banalità o per l'egoismo. Tu hai costruito la vita sull'essenziale, sull'amore di Dio e sull'amore del prossimo. Per questo sei stata la creatura più felice di tutta la storia. Oggi, nel dilagare dell'epidemia, stiamo riscoprendo anche noi ciò che è essenziale nella vita. Questa lezione valga per sempre. Valga anche per dopo. Ora preghiamo il Santo Rosario, abbracciando con la nostra preghiera coloro che soffrono e tutti coloro che li assistono con ammirevole dedizione. Meditiamo i misteri della gioia. Il primo mistero ci porta a Nazaret, nella piccola e povera casa di Maria. L'angelo appare a Maria e la saluta con parole estremamente impegnative. Ave piena di grazia, ma esattamente l'angelo disse: gioisci, la benevolenza di Dio è tutta rivolta verso di te, perché vuole affidarti una grande missione. E Maria resta turbata e si chiedeva che senso avesse questo saluto. L'angelo spiega l'intenzione di Dio e Maria risponde con parole incredibilmente umili: eccomi, sono la serva del Signore. Con queste parole Maria ha aperto la strada a Dio perché entrasse nella famiglia umana per salvarla. Diciamole tutto il nostro grazie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dalla fuga dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il secondo mistero della gioia ci presenta Maria che, dopo aver ricevuto l'annuncio più straordinario di tutta la storia, sente esaltarsi, resta umile e va da Elisabetta per aiutarla, per servirla. E mentre compie questo gesto di umiltà e di carità, dal cuore di Maria esce il Magnifica. Madre Teresa, con il suo consueto acume, un giorno disse: fate attenzione, chi ha composto gli dà la gioia? Un'attrice con tre Oscar? Un miliardario? No, l'ha composto Maria, che San Francesco chiamava la poverella. Aveva il cuore pieno di Dio, e dove c'è Dio, c'è la gioia infinita. Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nel... Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il terzo mistero della gioia ci mette davanti la scena del Natale, che San Luca racconta così. Mentre si trovavano a Betlemme, quindi lontani da casa, per il censimento, si compirono per Maria i giorni del parto. E diede alla luce Gesù in una grotta abbandonata dai pastori, e lo depose in una mangiatoia, perché non trovarono nessun alloggio. Anche oggi Gesù bussa alla porta e molto spesso non trova alloggio, non trova risposta. Apriamo il nostro cuore, Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Oggi, Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della gioia ci presenta Maria e Giuseppe che, obbedendo alla legge del Signore, portano Gesù bambino al Tempio. E mentre compiono questo gesto di tanta fede, un vecchio, Simeone, quando vede Gesù, esclama: ora posso chiudere anche gli occhi perché ho visto il Salvatore. Pensate, le stesse parole nel 1907 le pronunciò uno scrittore francese, Adolfo Retté. Era stato lontano dalla fede per tanti anni, aveva scritto cose abominevoli contro Gesù, contro la Madonna, ma nel 1907 aprì il cuore a Gesù. Ricevette il battesimo e fece la prima comunione a 44 anni, esclamò: ora posso chiudere anche gli occhi. Ha provato e provo una gioia che non avevo mai provato in tutta la mia vita. Questo lo può fare soltanto il Signore. Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è lo frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è lo frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è lo frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è lo frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è lo frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quinto mistero della gioia ci presenta Maria e Giuseppe che per 3 giorni cercano Gesù e lo ritrovano nel Tempio e con Gesù ritrovano la pace del cuore, la gioia del cuore. Sant'Agostino esclamò: nessuno è felice come Dio e nessuno può rendere felice una persona come la può rendere felice Dio. Maria e Giuseppe l'hanno provato più volte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici della lotta, sii tu il nostro aiuto contro la cattiveria e le insidie del demonio, che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevole. Che tuo principe della milizia celeste, con la potenza divina caccia dell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo noi esseri figli di Eva, a te sospiriamo gemente e piangendo in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o Clemente, o Pia, o Dolce Vergine Maria. Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi. Prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi, Madre della Misericordia, prega per noi, Madre della Divina Grazia, prega per noi. Prega per noi, specchio della santità divina.
prega per noi. Prega per noi. Prega per noi. Prega per noi. Al tavolo dell'eterna gloria. Prega per noi. Dimora tutta consacrata a Dio. Prega per noi. Roda mistica. Prega per noi. Prega per noi. Prega per noi, prega per noi, arca dell'alleanza, prega per noi, porta del cielo, prega per noi, stella del mattino, prega per noi, salve degli inferni, prega per noi. Prega per noi, conforto dei migranti, prega per noi, consolatrice degli afflitti, prega per noi, aiuto dei cristiani, prega per noi, regina degli angeli, prega per noi. Prega per noi, regina dei profeti, prega per noi, regina degli apostoli, prega per noi, regina dei martiri, prega per noi, regina dei cristiani, prega per noi. Prega per noi, regina di tutti i santi, prega per noi, regina concepita senza peccato originale, prega per noi, regina tutta in cielo, prega per noi, regina del Santo Rosario, prega per noi. Prega per noi, regina della pace, prega per noi, regina del cielo e della terra, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. E saudici, Dio Signore, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, infondi la tua grazia, o Signore, di nostri cuori. Perché noi che all'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione del tuo Figlio, seguendo la via della croce ogni giorno, possiamo giungere alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Invoco su tutti voi la benedizione del Signore e anche su tutti coloro che ti seguono da lontano, ma con il cuore sono in comunione con noi, con la nostra preghiera. Per intercessione di Maria Immacolata, ti benedica, ti protegga, ti illumini e vi liberi da ogni male, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Facciamo fiorire la preghiera in opera di bontà, di carità, tutto il giorno. Andate in pace. Amen.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti nella casa della Madonna e vogliamo affidare al suo cuore immacolato tutte le nostre intenzioni, i nostri problemi, le nostre difficoltà. E la Madonna certamente ascolterà le nostre preghiere e ci otterrà da Gesù le grazie di cui abbiamo bisogno. Chiediamo ora perdono dei nostri peccati e imploriamo la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe. Perdona, o Padre, le colpe dei tuoi figli, e poiché non possiamo salvarci con le nostre opere, interceda per noi la Madre del tuo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, che dirò ancora? Mi mancherebbe il tempo se volessi narrare di Gedeone, di Barak, di Sansone, di Jefte, di Davide, di Samuele e dei profeti. Per fede essi conquistarono regni, esercitarono la giustizia, ottennero ciò che era stato promesso, chiusero le fauci dei leoni, spensero la violenza del fuoco, fuggirono dalla lama della spada, trassero vigore dalla loro debolezza, divennero forti in guerra,
respinsero invasioni di stranieri. Alcune donne riebbero per risurrezione i loro mariti, altri poi furono torturati, non accettando la liberazione loro offerta, per ottenerne una migliore risurrezione. Altri infine subirono insulti e flagelli, catene e prigionia. Furono lapidati, torturati, tagliati in due, furono uccisi di spada, andarono in giro coperti di pelli di pecora e di capra. Bisognosi, tribolati, maltrattati, di loro il mondo non era degno. Vaganti per i deserti, sui monti, tra le caverne e le spelonche della terra. Tutti costoro, pur essendo stati approvati a causa della loro fede, non ottennero ciò che era stato loro promesso. Dio infatti per noi aveva predisposto qualcosa di meglio, affinché essi non ottenessero la perfezione senza di noi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore. Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore. Quanto è grande la tua bontà, Signore, la riservi per coloro che ti temono, la dispensi davanti ai figli dell'uomo, a chi in te si rifugia. Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore. Tu li nascondi al riparo del tuo volto, lontano dagli intrighi degli uomini. Li metti al sicuro nella tua tenda, lontano dai litigi delle lingue. Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore. Benedetti il Signore che per me ha fatto meraviglia di grazia in una città fortificata. Siete grandi il sperate nel Signore. Io dicevo nel mio sgomento, sono escluso dalla tua presenza. Tu invece hai ascoltato la voce della mia preghiera. Quanto a te ti davo aiuto. Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore. Amate il Signore, voi tutti i suoi fedeli. Il Signore protegge chi ha fiducia in Lui e ripaga in abbondanza chi opera con superbia. Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore. In piedi. Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Alleluia, alleluia, il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. Sceso dalla barca, subito dai sepolcri, gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva la sua dimora fra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi. E nessuno riusciva più a domarlo. Continuamente, notte e giorno,
fra le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi e urlando a gran voce disse: «Che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro, in nome di Dio, non tormentarmi». Gli diceva infatti: «Esci, spirito impuro, da quest'uomo». E gli domandò: «Qual è il tuo nome?» «Il mio nome è Legione», gli rispose, «perché siamo in molti». E lo scongiurava con insistenza perché non li cacciasse fuori dal paese. C'era là sul monte una numerosa mandria di porci al pascolo e lo scongiurarono: «Mandaci dai quei porci, perché entriamo in essi». Glielo permise e gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci e la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. I loro mandriani allora fuggirono, portarono la notizia nella città e nelle campagne e la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. Giunsero da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Non glielo permise, ma gli disse: «Va nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te». Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui, e tutti erano meravigliati. Parola del Signore. Alleluia. 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 Seduti. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, una breve riflessione sulla liturgia che stiamo celebrando in onore della Madonna qui nella sua casa. Se avete potuto notare, se ieri siete state a messa, ecco che ieri Gesù nel Vangelo ci diceva appunto la liturgia che insegnava con autorità, perché era il Figlio di Dio, e aveva anche un grande potere sul demonio, e quindi aveva cacciato anche un indemoniato. Questa sera il Vangelo di Marco riporta un altro caso di indemoniato. Ecco, Gesù ha liberato tanti, era venuto proprio per questo, per liberare l'umanità dalla schiavitù di Satana, del demonio. Anche se tanti non credono più al demonio oggi, tanti non ci credono, ma è una realtà e sappiamo chi è il demonio. È un angelo che si è ribellato a Dio e con una schiera è stato cacciato via dal paradiso e quindi sono diventati demoni, sono gli angeli cattivi. Ebbene, questi demoni che cosa fanno? Continuano a dar fastidio agli uomini, ma tuttora, ancora oggi, c'è un'azione
straordinaria e c'è anche un'azione ordinaria del demonio. L'azione straordinaria è quella che avete sentito questa sera, qui nel Vangelo di questo povero uomo, allora, 21 secoli fa, ma ancora oggi ci sono fratelli e sorelle che sono tormentati, ecco, dal demonio. Il demonio possiede il corpo, ma non l'anima. E ce ne sono. Io come esorcista ve lo posso affermare con certezza. Ma c'è un'azione ordinaria che è più grande, più devastante, più potente. Sapete qual è? È quella che il demonio fa cadere in peccato, non fa osservare i comandamenti di Dio. Vedete che cosa sta succedendo nel mondo? Ecco, chi organizza tutto questo sfacelo, diciamo, che c'è oggi nella società? È proprio Satana. E vedete la droga, vedete nelle famiglie cosa succede. E avete sentito l'altro giorno che il presidente cattolico degli Stati Uniti ha uno dei primi decreti che ha firmato, finanziare gli aborti. E sono arrivati oltre 75 milioni di aborti all'anno, ci pensate? E l'altro giorno in Portogallo il Parlamento ha legiferato una legge, ecco, sull'eutanasia. Sapete cos'è l'eutanasia? Quando ci facciamo vecchi, non serviamo più, ci fanno un'iniezione e ci arricettano. Qui si dice a Napoli. Ma questa pandemia che stiamo vedendo, secondo voi, da chi è orchestrata se non anche dal demonio? E siamo arrivati già a 2 milioni e 200 di morti in tutto il mondo col coronavirus. E non è finita qua, sia ben chiaro. Sembra che ne arrivi un altro virus peggiore. E allora, fratelli e sorelle, dobbiamo ritornare a Dio. Allora in questo passo, io non voglio scendere ai particolari, ma alcune cose le devo dire. Il demonio continua a darci fastidio, ad allontanarci da Dio, questo è il suo scopo. La Madonna in un messaggio diceva ultimamente: Satana è forte, vuole distruggere voi e il pianeta sul quale abitate, ma Dio ha mandato me a proteggervi. Però non facciamo quello che la Madonna ci dice. Pregate, fuggite le occasioni, frequentate i sacramenti, osservate i comandamenti di Dio. Però non lo facciamo queste cose. E il demonio continua a infestare e a dare fastidio agli uomini e a renderci la vita difficile. Allora, voglio farvi notare un particolare. Avete sentito questo fatto? Il Signore ha chiesto: come ti chiami? Siamo una legione, quindi oltre 2000, diciamo così, spiriti, 2000 demoni. Mandaci nei porci, vabbè, lì vanno i porci, si precipitano giù nel lago, muoiono. Avete notato un particolare? La gente, quando è andato lì e ha sentito queste cose, si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Voi avete capito? Volevano restare con i demoni. Non hanno voluto Gesù, hanno rifiutato Gesù. Ma quello che sta succedendo oggi, quanta gente che non crede più in Gesù, che vive secondo la mentalità umana, moderna, che usano queste leggi dell'uomo che stanno facendo i nostri parlamenti. Purtroppo, ancora oggi si continua a non credere in Gesù. Ancora oggi si preferisce il male, il peccato a Gesù. Ma la pandemia che cosa avrebbe dovuto fare? Avvicinare di più gli uomini a Dio, no? Ma non vedete che la gente si è allontanata di più? Le chiese sono deserte. La gente non va più a messa la domenica, non si confessa, non fa più la comunione, vive nel peccato. Questo voleva Satana, allontanarci da Gesù. E noi stiamo al gioco suo. Questa è l'azione ordinaria di Satana. Ecco allora, fratelli e sorelle, anche voi che mi ascoltate, dobbiamo ritornare a Gesù prima che sia troppo tardi. La Madonna nei suoi messaggi questo dice: fate presto, convertitevi, perché arriveranno prove più grandi e tanti cadranno, rinnegheranno Gesù. Quindi allora, ecco, fratelli e sorelle, dobbiamo aver fede. Avete sentito nella prima lettura che parlava di questi grandi uomini, gente che, come i primi martiri, che hanno preferito morire ma non offendere Gesù. Invece oggi si preferisce il proprio comodo, i propri capricci, si preferisce il mondo con tutte le sue lusinghe, con tutti questi, possiamo dire, trovati moderni, e si rinnega Gesù.
E allora è il tempo di ritornare a Dio, fratelli e sorelle. Ritorniamo a Dio prima che sia troppo tardi, perché Dio ci ama. Pensate Dio come ci ha amato, che ha mandato il Figlio a liberarci dalla schiavitù del peccato. Eravamo prigionieri come un uccellino in gabbia. Gesù ci ha liberati e noi ci andiamo a mettere di nuovo in gabbia adesso. E il demonio questo va cercando, tenerci nella sua rete. E allora ci dobbiamo veramente svegliare, cominciamo a prendere i comandamenti di Dio in mano, cominciamo a vedere se li osserviamo. E se non li osserviamo, togliamo tutti questi ostacoli che ci impediscono di vivere in grazia di Dio. Perché questo è il problema, il demonio non vuole che viviamo nella grazia di Dio e ci tormenta notte e giorno e poi ci viene pure la depressione, ci viene pure l'ansia e ci pigliamo i farmaci, ci pigliamo questo, ci pigliamo quell'altro e usciamo pazzi. E quanta gente che si suicida, quanta gente. Allora ritorniamo a Dio prima che sia troppo tardi e poi abbiamo i mezzi. Chi prega più oggi? Pregate voi nelle vostre famiglie? Vi dite il rosario la sera? Ma non tutti. Adesso c'è sempre il televisore acceso, il telefonino a sciattare sempre in continuazione questi messaggi che arrivano di tutte le specie, da tutte le parti, e anche in chiesa delle volte che sentiamo suonarsi i telefonini, ci sono tante altre cose moderne. Allora cominciamo a pregare, a dedicare un po' di tempo a Dio, a farci un esame di coscienza, perché Dio ci vuole salvi. Non voglio che il peccatore muoia, ma che si converta e viva. Questo desidera Gesù. Perciò è andato a morire per noi sulla croce. Ecco, andiamo a messa, confessiamoci. Tanti di voi si sono confessati. Confessiamo, perché non tutti si confessano più. Cioè, ah, io mi confesso con Dio. E chi vi dice che Dio vi ha ascoltato in quel momento? Ecco perché ha dato ai sacerdoti. A chi rimetterete i peccati, resteranno rimessi. A chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Quindi allora la confessione e poi ricevere l'Eucaristia, ricevere Gesù dentro di noi. E Gesù quando viene dentro di noi ci guarisce anche dalle malattie che abbiamo. Noi non ce ne accorgiamo, ma se abbiamo fede, Lui è il grande guaritore, è il grande medico delle anime nostre, non soltanto dello spirito, ma anche dei corpi. Andate a vedere nei santuari quanti miracoli avvengono dopo aver ricevuto Gesù e Eucaristia. Quindi queste cose le dobbiamo fare e poi dobbiamo compiere anche le opere di bene, soprattutto volerci bene, stimarci, gareggiare nell'amore. Perché c'è tanto odio oggi? C'è tanta guerra anche nelle nostre famiglie che sono dissacrate? Perché non c'è più il amore vero? E Gesù prima di morire ha detto ai discepoli: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. E come ci amate? È andato a morire in croce per noi sul patibolo. Saremmo capaci noi di fare questo per i fratelli, per gli altri? Non lo facciamo neanche tra fratello e sorella, anzi ci odiamo per un oggetto, per un orologio o un anello che il papà e la mamma hanno lasciato all'uno o all'altro. Immaginate, ci si odia per un pezzetto di terreno che ci portiamo appresso poi quando andiamo lì al cimitero. Pensiamo a queste cose, fratelli e sorelle. Adesso ci possiamo dare uno sguardo, ci possiamo fare un sorriso, ci possiamo dare una stretta di mano. Quando siamo morti è inutile che fa tutte quelle piagnistei, portate le corone di fiori, i ceri e piangete. A che serve? Non serve a niente. Per ingannare la gente. Mo ci dobbiamo voler bene, mo che siamo vivi. Che quando siamo morti non serve più a nulla quei piagnistei. Ecco, quindi questo dobbiamo fare, fratelli e sorelle, se vogliamo veramente essere cristiani autentici e vogliamo essere aiutati da Gesù. Voi siete venuti qui questa sera. La devozione alla Madonna. Guardate, il demonio ha paura della Madonna. Quando dice il nome della Madonna, guardate, diventa terribile come questo qui che avete sentito nel Vangelo. La Madonna gli ha schiacciato la testa. È l'Immacolata, è la Madre di Dio. E quindi il demonio ha paura, direi. E in un esorcismo che ha fatto un vescovo, il quale gli chiedeva qual è che la preghiera che ti dà maggiormente fastidio. Sapete, il demonio, dopo tanti comandi che gli ha dato, ha detto: la preghiera che mi stritola e mi schiaccia è il Santo Rosario. E allora, da questa sera, voi che mi ascoltate, prendete la corona del Rosario, chiudete il televisore, chiudete i telefonini e ditevi questo bel Rosario alla Madonna. E la Madonna ha detto:
Non ci sono problemi che non si risolvono con il Santo Rosario. E io vi coprirò con il mio manto e vi libererò da tutti i pericoli dell'anima e del corpo, che sono promesse della Madonna. Ma se lo diciamo con il cuore il Rosario, non come i pappagalli, con il cuore, un bel Rosario, e vede come in famiglia ritorna la pace, la serenità, la gioia e anche il benessere. E poi l'ultima cosa, siamo devoti anche di San Giuseppe. San Giuseppe è l'anno suo, Papa Francesco ha istituito quest'anno la dedicata a San Giuseppe perché sono 150 anni da quando San Giuseppe è stato dichiarato protettore della Chiesa universale, cioè di tutti noi. E c'è una invocazione nelle litanie di San Giuseppe che si dice proprio così, San Giuseppe terror demonum, San Giuseppe terrore dei demoni. Perché? Perché San Giuseppe era un uomo giusto e santo. Se Dio l'ha scelto e gli ha affidato il figlio suo, Gesù, e la madre, la Madonna Immacolata, immaginate San Giuseppe che grande santo era. E allora invochiamo anche San Giuseppe e gli altri santi di cui portate il nome. E non abbiate paura di nulla, perché il Signore è con noi. E allora il demonio avrà paura lui di noi, non noi di lui. Quando stiamo in grazia di Dio, vedete come se ne scappa. Non ci può toccare neanche un capello. Sì, ci può dare dei fastidi, ci fa dei dispetti, peggio per lui, perché poi paga tutto lui. Ma noi stiamo sereni, perché stiamo con Gesù. E allora coraggio, fratelli e sorelle. Cerchiamo di ritornare a Dio, di mettere Gesù al centro della nostra vita e vedrete che le cose cambieranno. E non cacciamo mai Gesù dalla nostra vita, perché sarebbe la fine, la rovina. L'ultima cosa, termino, questo indemoniato guarito è diventato apostolo, avete sentito? È andato girando per le 10 città, la Decapoli, le 10 città attorno al lago, annunziando quello che Gesù aveva fatto per lui, che lui era un incatenato, era un prigioniero di Satana, adesso era libero e annunciava le misericordie di Dio. E così dobbiamo fare anche noi, fratelli e sorelle cristiani. Dobbiamo annunciare Gesù a quelli di famiglia, ai nostri parenti, ai nostri amici. Annunciare che Gesù ci ama, che Gesù, ecco, vuole il nostro bene, che Gesù non è il nostro tiranno. Gesù è il nostro Salvatore, l'unico Salvatore nel quale troviamo pace, gioia e serenità. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, una volta liberato dal demonio, il giovane di Gerasa annunzia con fierezza la divinità di Cristo Gesù. Liberati dalla schiavitù del maligno e resi dal battesimo figli adottivi di Dio, anche noi vogliamo proclamare la sua paternità invocando fiduciosi il suo aiuto. Per questo diciamo, Signore, guidaci sulla retta via. Davide accettò come prova di Dio la ribellione del figlio Assalomme, perché sappiamo ben sopportare i disagi e le sofferenze che ci procurano i nostri stessi intimi. Preghiamo. Signore, guidaci sulla retta via. Per chi soffre ingiustamente, perché il Signore, che sa ricavare il bene anche dal male, lo conforti nell'afflizione. Preghiamo. Signore, guidaci sulla retta via. Perché nessuno di noi accetti con colpevole passività le catene e la schiavitù del peccato. Preghiamo. Signore, guidaci sulla retta via. Perché come il giovane di Gerasa sappiamo con la parola e con la vita testimoniare Cristo Salvatore, così da indurre i fratelli
a meraviglia e conversione. Preghiamo. Signore, tutti i nostri fratelli e sorelle defunti che sono stati rigenerati nell'acqua del battesimo siano ora accolti fra le braccia della divina misericordia. Preghiamo. O Gesù, profondo conoscitore del cuore umano, che hai chiamato i pescatori di Galilea alla tua sequela e hai rimandato a casa l'indemoniato di Gerasa, guida ciascuno di noi ad accettare con serenità la sua personale vocazione e a portare frutto nel solco nel quale lo hai messo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Seduti. Cuore dei gianti mi guidi a riposar, all'acqua e tue tranquille mi fai tu disperare. Signore, tu mi guidi a riposar, se in valle tutto scura io camminar dovrò, vicino a te, Signore, io nulla temerò. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, o Signore, i doni che ti offriamo e irradia nei nostri cuori la luce del tuo Santo Spirito, perché sull'esempio della Beata Vergine Maria sappiamo meditare e custodire sempre le tue parole. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i vostri cuori.
rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode. Santo, 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 il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Oh, Osanna, nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Oh, Osanna, nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiateli tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e beveteli tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione, e della tua venuta. Celebrando il memoriale
della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Orazio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, nostra Avvocata, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo dicendo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai vostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore
sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi peccati. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona noi la pace. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Viviamo con fede questo momento solenne dell'incontro con Gesù. Per la comunione si viene tutti dal centro e si riceve l'Eucarestia davanti al ministro. Quelli che non possono fare la comunione facciano quella spirituale. Il posto. Thank you.
Momento di silenzio, ringraziamo Gesù che è venuto dentro di noi e a Lui esprimiamo i nostri problemi, le nostre difficoltà e Lui certamente ci aiuterà a risolverle. In piedi, rinnoviamo ora la nostra consacrazione ai Sacri Cuori, consapevoli della nostra vocazione cristiana. Rinnoviamo oggi nelle tue mani, o Maria, gli impegni del nostro battesimo. Rinunziamo a Satana, alle sue seduzioni, alle sue opere, e ci consacriamo a Gesù Cristo per portare con Lui la nostra croce nella fedeltà di ogni giorno alla volontà del Padre. Alla presenza di tutta la Chiesa ti riconosciamo, Maria, per nostra Madre, Signora e Avvocata Sovrana. A te e al cuore castissimo di San Giuseppe offriamo e consacriamo i nostri cuori, le nostre persone, le nostre vite, le nostre famiglie, le nostre case. E il valore delle nostre buone opere, passate, presenti e future. Disponete di noi e di quanto ci appartiene alla maggior gloria di Dio,
nel tempo e nell'eternità. Amen. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della fede e della salvezza, fa che venerando la Beata Vergine Maria, con lei siamo resi partecipi del tuo eterno amore. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ti salutiamo, o Regina nostra Avvocata. Tu hai grande confidenza con Gesù Cristo che è tuo Figlio, e nessuno dei santi del cielo ne può avere tanta. Tu puoi ogni cosa perché sei madre. A te nulla si nega perché sei regina. Non disprezzare dunque il nostro pianto, non sdegnare i nostri sospiri, non deludere la nostra attesa. Il Figlio tuo si lascia facilmente piegare da te, o Maria. Piegalo in nostro favore, e finché durerà questa vita miserevole, guariscici, difendici, proteggici e custodiscici. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Salutiamo anche San Giuseppe, in questo anno a lui dedicato, anche per guadagnare l'indulgenza plenaria. Ave Giuseppe, figlio di Davide, uomo giusto e virginale, la sapienza è con te. Benedetto sei tu fra tutti gli uomini, e benedetto è Gesù, il frutto di Maria, tua sposa fedele. San Giuseppe, degno padre protettore di Gesù Cristo e della Santa Chiesa, prega per noi peccatori e ottienici da Dio la divina sapienza, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Cuori sacratissimi di Gesù, Maria e Giuseppe, uniti onore e lode, salvate le anime. San Michele, San Gabriele, San Raffaele e voi tutti i santi angeli del cielo, pregate per noi. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illuminami, custodiscimi, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sia lodato, ringraziato ogni momento. Oggi e sempre sia lodato.
Ora benedico le fotografie anche di ammalati che avete portato o avete a casa, indumenti, oggetti sacri, l'acqua, il sale, l'olio, le candele e anche gli alimenti che mangiate, perché come dice la Madonna, siate preservati dagli attacchi e dalle insidie di Satana. Mentre benedico queste cose, cantate un inno alla Madonna. Della Madonna non lo posso mettere, chi ha bisogno dei boccettini li chiedete agli oggetti sacri e usatelo con fede. La Madonna sta facendo tante grazie anche fisiche a quelli che usano quest'olio che arde notte e giorno davanti alla sua immagine. Vi auguro una buona serata e anche un buon rientro, con l'augurio che possiamo, ecco come ci ha detto la liturgia, mettere sempre Gesù al centro della nostra vita. Non lo mandiamo via perché è la rovina per noi, avete sentito l'indemoniato lì. Se togliamo Gesù, ecco, dobbiamo rassegnarci alla disfatta in tutto. Invece Gesù deve essere il nostro salvatore, deve essere il nostro aiuto e il nostro desiderio continuo di stare sempre con Lui nella sua grazia. E anche un saluto a tutti quelli che sono collegati con noi, in modo particolare per gli ammalati, soprattutto quelli di Covid e delle loro famiglie, perché non perdano la fiducia e la speranza, perché Gesù vi aiuterà, riacquisterete la salute e anche voi loderete il Signore con noi per le meraviglie che opera continuamente nella nostra vita. Nel nome del Signore andate in pace. Ti salutiamo, Vergine, colomba saputa, nessuna creatura è bella come te, prega per noi Maria, prega per tutti voi, madre e tutto voi, avanti di noi che già, avanti di noi che già. Signore Gesù Cristo, presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti adoriamo qui e in tutte le chiese che sono nel mondo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Accendi, o Maria, la lampada della fede in ogni casa d'Italia e del mondo.
dona ad ogni mamma e ad ogni padre il tuo limpido cuore, affinché riempiano la casa della luce e dell'amore di Dio. Fa che in Italia e nel mondo non si spenga mai il canto del Magnificat, ma continui di generazione in generazione, attraverso i piccoli e gli umili, i miti, i misericordiosi e i puri di cuore, che fiduciosamente attendono il ritorno di Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen. Preghiamo i misteri del dolore. Il primo mistero ci porta nell'orto degli ulivi. Gesù prega e soffre fino a sudare sangue, perché prende su di sé il peso di tutti i peccati dell'umanità, un peso inimmaginabile, e lo affronta con l'onnipotenza dell'amore, che è la vera forza di Dio. Ma chiede agli apostoli: pregate con me. Gli apostoli si addormentano e Gesù li rimprovera dolcemente dicendo: non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me? Gesù, noi vogliamo vegliare con te. Accanto al tuo infinito amore vogliamo che ci sia una goccia anche del nostro amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena straziante della flagellazione. Ma i veri flagelli sono i nostri peccati, perché ci fanno del male, ci rovinano, e Dio non lo vuole perché è troppo buono e vuole il nostro bene. Isaia, il profeta, arrivò a dire: i vostri peccati vi rendono panni immondi, panni sporchi, vi rendono come foglie secche, sballottate dal vento. Molti purtroppo non lo capiscono. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il terzo mistero del dolore ci presenta Gesù coronato di spine. Davanti a Pilato, Gesù con coraggio disse: io sono re, ma il mio regno non è di questo mondo. Allora ci sarà un momento in cui apparirà la vera grandezza di Dio, apparirà, e nello stesso tempo apparirà la meschinità
di tanti personaggi che oggi vengono incoronati. Verrà l'ora della verità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che viene coronato, viene caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario, accompagnato dalla sua madre, fedelissima. La fedeltà di una persona si sperimenta, si verifica nell'ora del dolore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Il quinto mistero del dolore è Gesù crocifisso. E dalla croce Gesù manda continui segnali di amore. Solo Dio può amare così. Pensate, guardando i suoi crocifissori che erano lì ai piedi della croce e lo sfidavano, Gesù ha la forza di dire: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. E nella storia cristiana, tante volte si è ripetuto il gesto di Gesù, e questa è la grandezza del cristianesimo. Maria Goretti, con le pugnalate nel corpo, arriva a dire la notte del 5 luglio del 1902, perdono Alessandro, era l'assassino e voglio che sia con me in paradiso, l'assassino. E Giovanni Paolo II, il 13 maggio del 1981, pieno di sangue per dei colpi sparati in piazza San Pietro, mentre viene portato al Gemelli, ha la forza di dire: perdono il fratello che mi ha sparato. Questo è il cristianesimo, e inizia dalla croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Per il Santo Padre Francesco, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii tu il nostro aiuto contro la cattiveria e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tuo principe della milizia celeste, con la potenza divina, caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, in questa valle di lacrime,
Orsudore, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della speranza, prega per noi. Madre purissima, prega per noi. Madre santissima, prega per noi. Madre sempre vergine, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del creatore, prega per noi. Madre del salvatore, prega per noi. Madre di misericordia, prega per noi. Vergine prudentissima, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Segno della santità divina, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Causa della nostra letizia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi. Roda mistica, prega per noi. Padre di Davide, prega per noi. Dono dell'amorio, prega per noi. Cada d'oro, prega per noi. Porta dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto degli idranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli,
Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, infondi la tua grazia, o Signore, nei nostri cuori, perché noi che all'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione del tuo Figlio, seguendo la via della croce ogni giorno, possiamo giungere alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Amen. Invoco la benedizione del Signore per voi vicini e anche per tutti i lontani che ci seguono. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga e vi liberi da ogni male, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ora la nostra preghiera fiorisca subito in carità. Andate in pace. Entriamo.